sono accorti mentre ballavano, bevevano e fumavano che lei faceva l'amore sul tappeto con Marco. 27 anni, assistente universitario, felicemente accoppiato in coppia libera, dedito all'occorrenza a pratiche abbastanza omosessuali da buon teorico del ritorno al pansessualismo. Tutti si sono accorti che è stato persino un amplesso felice. E a voi è mai capitato di fare l'amore durante una festa assolutamente incuranti degli sguardi altrui, anzi quasi eccitati dalla loro presenza? Raccontatecelo sul nostro sito internet www.lamaleducation.la7d.it, sulla bacheca dei pensieri stupendi, attraverso Twitter e attraverso Facebook. E adesso continuiamo il nostro viaggio da nord e a sud per l'Italia a raccogliere i vostri pensieri stupendi. Che cosa stuzzica i napoletani quando fanno l'amore? Che cosa li incuriosisce sotto le lenzuola? Vado ad indagare. Da quanto tempo state assieme? 2 anni e mezzo. Due anni e mezzo. Che parte occupa il sesso nella vostra frequentazione? Importante. Non indispensabile ai massimi, ma importante. Idem. Idem. La prima volta che avete fatto l'amore, che ricordo avete di questa prima volta tra voi? Quando è stato? 2 mesi fa. Giusto. No, bella esperienza. Per te? Ah, per me sì. Manco per me. Niente di particolare. Niente di particolare. Diciamo che il sesso è andato meglio più avanti. Quando le persone si conoscono sì, di più. Ovvio, questo sì, sicuramente. Quando si conoscono meglio, sì. Giustamente, sì. Vivete insieme? No. Ognuno a casa coi genitori? Ancora. Non ci sono soldi. Dove lo fate l'amore? Dove capita? Così è brutto da dire, no, dove capita. Quindi viaggiamo parecchio, quindi quando si capita di viaggiare, allora sì, può capitare anche. Viaggiate per lavoro o per piacere? Per piacere. Il sesso in vacanza, ok, e questo ci sta. Tutti gli altri giorni dell'anno poi, dove? Ci arrangiamo a casa mia, sua, quando c'è nessuno. Quando non c'è nessuno? Siete mai stati scoperti dai vostri genitori mentre facevate l'amore? No. Qual è la posizione che preferite tra di voi? No, per me non ci sono differenze. Sono uguali, sono bellissime tutte, quindi non c'è una preferenza. Quindi il sesso... L'importante è farlo, più che altro. Oh, come si fa, si fa. E come sbucci una mela, l'importante è che poi alla fine è sbucciata, no? La puoi sbucciare in qualsiasi modo. Sei la sua mela, invece, è il frutto proibito, voglio dire. È pieno di allusioni, questo esempio. Allora, la posizione preferita non c'è, ma vi piace cambiare spesso la posizione mentre avete un rapporto sessuale? Sì. Quindi sesso movimentato, acrobatico e fantasioso. Fantasioso, bisogna avere fantasia, come qualsiasi cosa. E resistenza fisica. Resistenza fisica, interessante, perché quanto dura un rapporto sessuale? Mezz'oretta allora. No, mezz'oretta, poi di più. Dipende... Sei stanco o meno. Ma quindi tutto dipende da te, il ritmo lo detti tu. Lavorando anche sì, purtroppo se lavoro possa essere pure più stanco. Poverina, sì, infatti. Fate ancora l'amore più volte di seguito? Perché all'inizio c'è molta foga. Sì. Quasi sempre. Quasi sempre più di una volta. Sì. Tu hai sempre l'orgasmo? Sì. Vabbè sì, sì per forza sì. Sì. Non è palese, penso. Il sesso orale, ti piace farlo, riceverlo? No, in entrambi i casi non c'è un di più, un di meno, cioè. Penso che sia una cosa reciproca, no? La prima volta che hai fatto l'amore, che ricordo hai? È un ricordo abbastanza simpatico, voglio dire, bello. Sì, è divertente quando ci penso, è stata una bella esperienza. Vuoi sapere l'età? 17 anni, su per giù. Voglio sapere se hai avuto l'orgasmo. No, la prima volta no. Credo sia una cosa impossibile per una persona che non conosce l'argomento, voglio dire, è un po' difficile. L'approccio comunque è stato bello. Piacevole, delicato, ma non orgasmico, anche per te? La stessa cosa è uguale, una prima volta bellissima, indimenticabile, ma sicuramente l'orgasmo no, perché è un po' troppo presto per poter dirlo, l'ho fatto appunto 16-17 anni, quella è l'età. Tu avevi già conosciuto il piacere fisico, magari attraverso l'autoerotismo? Sì, qualcosa sì, sì. Quindi sapevi esattamente che non era la stessa cosa? Assolutamente no. Te la ricordi invece la prima volta che facendo sesso hai avuto l'orgasmo?
Vagamente qualcosina, sì, perché insomma è un po' molto soggettiva, quindi non ti posso dire qualcosina, sì, ho provato, sì, non posso. Tu invece te la ricordi la volta in cui hai detto è proprio come mi dicevano, cioè una vera goduria? Ah sì, sì, me la ricordo bene. È piaciuta, che dirti più di questo. Vi capita di fingere il piacere? Qualche volta sì, mi è capitato. Sì, anche a me. Perché sì, motivo? È capitato. Per non fare brutta figura al compagno. Quindi per gratificarlo comunque, nonostante la prestazione non vi avesse soddisfatte. Perfetto, bravo, per evitare appunto la figuraccia alla fine, insomma. Sì, ma è così, lui, l'abbiamo. Il suo caso, figuraccia. Sei in coppia tu? No. E tu? Sì. Quando non hai voglia e lui ti propone sesso, che cosa dici? Ho sempre voglia io. Quindi la donna ideale. Interessante, Stefano. Mi raccomando, però sì, sì, sì. No, 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 io cerco sempre di non farlo stancare, quindi questa è una mia tattica. Sono abbastanza predisposta, cerco di non dirgli mai no. In questo sesso che dici tu non deve essere mai in stanca, che trucchetti usi? No, è una cosa mia, dai. Biancheria particolare, giochetti di ruolo. Sì, va bene, la biancheria è sempre una cosa mia. E poi sì, anche un po' questo fatto di, insomma, di sensualità, di provocarlo. Fate sesso in posti strani, cioè fuori dalla canonica stanza da letto? Qualche volta sì, adesso no. E dove? Dai. Dai, è troppo intimo. Troppo intimo. No, l'ho fatto in macchina. Adesso no, adesso c'ha una casa e quindi sto lì a casa. Ah, ok, tutti i posti della casa, va bene. Sì, brava, tutti i posti della casa. Sesso all'aperto tu? Sì, l'ho fatto. Macchina nascosta in ascensore, non so, in un bagno pubblico. Com'è nascosta in ascensore? Scusami questa cosa. Nascosta in... è bello, mentre si sale e si scende, si blocca tutto il palazzo, non si può salire più. Mi è capitato. Scambio coppia, se arrivasse il vostro compagno a dirvi andiamo in un locale dove tu fai l'amore con un altro? Assolutamente no. No, assolutamente cambierei compagno. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, all'Università La Sapienza di Roma per parlare di sesso in pausa pranzo. Grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Qual è il posto più strano dove hai fatto l'amore? Sul parquet in salone del mio ragazzo, del salone del mio ragazzo, sì. È il posto più strano. Ciao Alberto, sì. E non l'hai trovato scomodo il fatto di stare sul parquet che è un po' durino, dice? Veramente no, veramente no. È stato molto bello in realtà, sì. E la situazione? La situazione era particolare perché in realtà i suoi stavano al piano di sopra e quindi era molto particolare e noi siamo tornati e abbiamo pensato che quello fosse il luogo più adatto. Rischiavate di essere scoperti? Sì, fondamentalmente sì, però non siamo stati scoperti, quindi va bene così. Meno male. E tu? Forse nel terrazzo condominiale. È una fantasia ricorrente, ma perché? No, non è una mia fantasia però, cioè è capitato, che fai? Stavi stendendo i panni? No. No, perché il terrazzo condominiale, cioè non si possono stendere i panni, ci sono tipo le antenne. Voi ragazzi? Il bagno olio botanica. Durante la lezione? No, finita la lezione. L'idea di essere scoperti nel bagno ti stuzzicava? Sì, no, l'avevo chiuso. Io l'ho fatto sulle scale di un condominio, tant'è vero che poi uscì una donna e ci accese pure la luce. No, 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 a me prese proprio a male. No, e niente, questo fu. Per ora una cosa stuzzicante. Diciamo, tanto è vero, cioè quando io sono stata scoperta, cioè io non mi sarei manco fermata fosse stato per me, però cioè, il pudore, scusami. A voi piace guardare film porno quando siete da soli o in coppia? No. No, non è una cosa che eccita nemmeno la tua fantasia? Non mi piace, no, sinceramente. Invece, cioè a volte li guardiamo non più per eccitare, più che altro per farsi due risate fra amici, fa commenti, più una cosa divertente, via. Il sesso a tre, parlando di fantasie, rientra tra le vostre fantasie? Sì, è una cosa che non ho mai provato, però sinceramente se ci fosse l'occasione, sì, è una cosa molto eccitante dal mio punto di vista, cioè sì. Magari con un'altra ragazza o un ragazzo, sì.
Cos'è che trovi eccitante nel coinvolgere anche un'altra ragazza nel sesso a tre? No, perché penso che con una ragazza comunque ci sia, comunque feeling. E poi il fatto che ci sia il ragazzo è... cioè, non so, lui c'è. Però il fatto della complicità anche tra le due ragazze secondo me è molto attraente come cosa, no? Per te? Diciamo che, vabbè, non l'ho mai fatto, quindi non posso dare pareri su come potrebbe essere, cioè su com'è. Però, cioè, se io preferirei con due ragazzi, sinceramente. Cioè, con due persone però che non ci sto insieme, ecco. Quindi coinvolti nel sesso a tre devono essere sconosciuti o persone, amici, diciamo. Però non che ci sta insieme. No, no, questo no. Perché c'è gelosia? Per niente al mondo. Boh, però non mi sentirei a mio agio con una persona con cui io ci sto insieme e ci sta pure un altro che lo fa con noi quando... cioè, io lo faccio sempre con lui. Boh, mi stranirebbe la cosa. Per te? Eccitante. L'hai fatto? Sì. Ma vabbè, no, c'era due ragazzi e una ragazza. Poi l'altro ragazzo era un mio amico, quindi ci si conosce da 15 anni e ci siamo divertiti, insomma, è stata una cosa divertente. E per te il sesso a tre? Io non ci ho mai pensato, però cioè, se mi capitasse l'occasione, cioè, lo farei. Ma come hanno detto loro, non con qualcuno che conosco. Sempre. Sì, sempre con... cioè, tra virgolette, sconosciuti. Ma il sesso a tre lo faresti comunque con un'altra ragazza anche? Sì, 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 cioè, sì, lo farei anche con un'altra ragazza, certo. Ragazzi, voi che rapporto avete con la pornografia? Ottimo. No, nel senso sì, buono, positivo, saprei. Ce l'hai anche quando sei in coppia o solo quando sei da sola? No, anche in coppia, ovviamente, so. Quindi la usi come preliminare? Come sottofondo, magari. No, vabbè, nel senso, gli usi sono molti, voglio dire. Un arco. Stai con la tipa, te quando stai con la ragazza, te metti la pornografia in sottofondo. O la ragazza in sottofondo? Sì, dipende, voglio dire. Poi dipende dalla persona, no? Tu ti metti la pornografia in sottofondo? No. Se sto in coppia, se sto impiegato con una ragazza, cioè, non ci penso neanche. Quindi la usi soltanto per la masturbazione? Sì. Ha un rapporto onanistico con la pornografia. Ma ti sei anche avvicinato per la prima volta alla sessualità attraverso film porno, attraverso questo canale? No, a dire la verità mi sono avvicinato alla sessualità attraverso un libro, devo dire. Non lo so, poi me l'hanno fatto sparire i miei genitori, ma l'ho cercato per anni, solo su internet l'ho trovato. Me lo ricordo ancora, tale e quale. A quanti anni hai trovato questo libro? Ha avuto 11-12 anni. Vabbè, da ragazzino. E a te anche è successo? Insomma, sì, gli ormoni scattano a quell'età, 10-11 anni, insomma. No, ma io proprio il rito della masturbazione collettiva, no? Le storie fra amici. Ah, lo sai che se fai così, allora, ah, davvero, proviamo. Almeno. Ma a te è mai capitato durante una masturbazione collettiva, visto che mi pare di aver capito che tu l'abbia fatta, di eccitarti proprio per il fatto che eri in compagnia anche di altri tuoi amici e stavate comunque tutti insieme a condividere, tra virgolette, questo tipo di esperienza? No, no, no. No, perché comunque cioè, la masturbazione è un rito personale, anche se viene fatta in gruppo è comunque personale. Cioè. A te è capitato di fare del sesso a tre? No, no, non mai. Come lo faresti? Con un altro uomo e con una donna? O con... Più che altro un altro uomo, perché un'altra donna sinceramente non so se sarei in grado di... No, davvero, cioè, sinceramente, se uno fa sesso per piacere non so se sarei in grado di dare piacere a tutti e due contemporaneamente. Il sesso anale l'hai sperimentato? Sì, però diciamo con qualche difficoltà. Di che tipo? Di inserimento. Forse perché l'errore è stato, cioè, chiederlo a priori. Invece con le altre che ho provato, cioè, è venuto durante la cosa, con un po' di dirty talking, è uscito. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino. Senti il trillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Nella città di Romeo e Giulietta vado a scoprire come vivono il sesso i veronesi. Uno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha. Fidanzati? Sì. Allora, una coppia, da quanto tempo? Un anno e mezzo. Nella vostra coppia vi è mai capitato di fare l'amore in un luogo pubblico?
pubblico, cioè pubblico cosa intende? Per esempio un parco, in macchina da qualche parte, in parcheggio. In macchina spesso, non tanto in un parcheggio, magari sì, a parte un pochino di più, però anche pubblico in un parco, sì. L'idea che possa esserci qualcuno a guardare, la trovate una cosa eccitante oppure no? Ma diciamo, se vai proprio a cercarla spinta, no. Se capita, diciamo, ti premonisci, non è molto eccitante, no. La trovi più una cosa... Un po' di ansia, io la trovo, vivo un po' con un po' d'ansia. Anche per te lo stesso? Concordo. Nella coppia vi è mai capitato, ti è mai capitato di simulare un orgasmo? No. E te, se per esempio non fossi soddisfatto di qualcosa, lo comunichi, lo dici, lo chiedi? Sì, lo comunico. Lo comunico, non dico nel momento stesso, ma quando c'è l'occasione, al momento giusto, sì. Il sesso orale lo chiedi? No, quello no. Vi capita di praticarlo? Sì. Fa parte dei preliminari del rapporto? Sì, si può dire anche così. Vi è mai capitato di riprendervi facendo l'amore? No. Non è neanche una fantasia o un gioco che magari mettereste nella coppia? Ma tanto uno specchio. Quello sì. Vi siete visti, sì, è capitato di rivedervi. Non riprenderci però. E lo specchio che valore aggiunto dà al rapporto? Solamente vedere un'altra colazione, secondo me. È più eccitante? Sì. Perché? Boh, perché alla fine non è che vedi senza specchio, non riesci a vedere tutto. Invece con quello sì. Ti piace esibirti per lui davanti allo specchio quando siete insieme? Sì. C'è una posizione davanti allo specchio che favorisce questo gioco, questo aspetto esibizionista e quindi che vi piace mettere in atto? Ma se ci pensi però, davanti allo specchio qualunque posizione risulta diversa. Se non è proprio una posizione del tipo seduti uno tra le braccia dell'altro, qualunque va abbastanza bene, perché rivedi un'angolazione diversa. Voi quando fate l'amore parlate, vi dite delle cose oppure no? Ah, è proprio intimo intimo sta cosa. Bisogna. Certamente, bisogna esprimere quello che senti in quel momento lì, che siano cose belle, che siano cose brutte, anche le parolacce sono messe. Anche le parolacce, quindi anche un po' di dirty talk, fa piacere. Fa tutto bene, l'importante è che alla fine della fiera sia tutto perfetto. Vi è mai capitato di legarvi a letto, di fare l'amore bendati? No. Questo no. Andiamo un po'. Un po' oltre. Abbiamo anche il problema del letto. Noi abbiamo il letto quello senza nessun tastiere. Esatto. Quindi praticamente non c'è nessun appiglio. Non ti puoi legare da nessuna parte. Nella vostra sessualità lo praticate il sesso anale? Tu hai fatto il Stai entrando un po' troppo sul particolare, figate perché a casa ci vedono, quindi evitiamo. Vabbè, potete anche dirmi che non è una vostra abitudine sessuale oppure che non avete problemi nel viverlo, non è che bisogna per forza. Diciamo che non abbiamo problemi nel viverlo. Ecco, esatto. Bene, quindi è comunque una sessualità libera. Vi è mai capitato di trovarvi in dei periodi distanti e di fare l'amore virtualmente o di scrivervi magari a distanza delle cose più erotiche? No. Ma questo no. Piccato perché siamo sempre viviamo insieme. Praticamente insieme, sì. Qual è la cosa più trasgressiva che lui ti ha proposto? Non dirlo. Non si può dire. Non si può dire. Il posto più strano dove l'avete fatto invece? Non so. No, siamo stati abbastanza tradizionali, sì. Non abbiamo esagerato sui posti. No? A parte macchina e casa. Ma non abbiamo problemi di casa, quindi non ci avventuriamo. Qualsiasi posto della casa. Non ci avventuriamo, peccato perché è anche un po' pericoloso fuori, all'aperto, cose del genere. Non si sa mai chi si incontra oggi come oggi, quindi capisci bene. Sì, sei molto carini. Lei, signora, conosce il suo piacere? Beh sì. Ha mai simulato un orgasmo nella sua vita sessuale? Preferirei non rispondere a questa domanda. Non le è mai capitato? Beh sì, diciamo che è capitato, dai, ha girato la domanda, insomma, sì, è capitato. È capitato? Sì. E non ha mai condiviso con il partner anche la possibilità invece che lui la soddisfacesse? No, perché il partner che avevo
diciamo che pensavo in un altro modo, va bene? Era più tradizionale, diciamo, si sentiva... Sì e no, diciamo, ecco, che non ci si incontrava con i nostri, con le nostre idee, ecco. Come cambia la sessualità di una donna negli anni? Diventa più consapevole? Ma si acquista qualcosa? Sinceramente adesso... la vivo in una maniera diversa e se posso mi rifaccio di tutto quello che ho perso. Che vuol dire? Cos'è che pensa di avere perso? Tanto. Lei ha mai fatto uso o proposto in una coppia l'utilizzo di sex toys, per esempio? No. Questo no, non è una cosa che la incuriosisce o che la incuriosirebbe? No, non più di tanto. Cos'è che... oggi la rende più consapevole della sua sessualità? Beh, intanto poterla vivere pienamente, cosa che non mi è mai capitato in tutta la vita, e lasciarmi andare un po' di più. Viverla pienamente può volere dire anche dare più spazio alle fantasie? Esatto. E quindi una sua fantasia erotica, per esempio? Metterla in atto. Me ne racconta una? No, sono troppo estreme. Sì, quella no, non la racconto. Di pensare di fare l'amore, anche solo immaginarlo, lei e due uomini, le è mai capitato? No, non mi è mai capitato, però ci posso anche pensare. Finirono. Lui si alzò e si arrampicò sulla poltrona allacciandosi i pantaloni e accendendosi la pipa. Lei rimase sdraiata esausta con la schiena rotta e con l'anta mezza gamba. Sperava nelle virtù di un atteggiamento sognante per far dimenticare a se stessa e agli altri la brutalità da bordello di quella scena. Noi ci rivediamo domani sera, puntualissimi qui con i vostri pensieri stupendi. Il nostro sito internet www.lamaleducazione.la7d.it è sempre aperto a vostra disposizione per raccontarci le vostre esperienze erotiche, per fare domande, per rispondere. Vi trovate anche il collegamento a Twitter e a Facebook. Se avete invece un messaggio erotico e non avete il coraggio di dirlo al vostro oggetto del desiderio, mandateci una mail o un sms, ci pensiamo noi a recapitarlo al vostro posto. Perché qui la maleducazione, il sesso non si insegna, si fa. Buonanotte.